L'Eye-Opening Seminar si è svolto in una serie di incontri in Aula Magna al Centro Studi Casnati, in cui si sono affrontati due macro argomenti, cioè il personal branding e il public speaking. Durante queste lezioni, Cristina Deivola ci ha insegnato o approfondito di più gli argomenti di come ci si presenta alle persone, com'è la propria immagine, come viene percepita dagli altri e come ci si pone, come si parla davanti a un pubblico, in particolare per quanto riguarda quello che sarà poi l'esame di Stato. Mi ha sorpreso particolarmente il fatto che la signora Deivola era molto preparata e sapeva affrontare le nostre domande in modo preciso e puntuale. E per quanto riguarda il personal branding, ci ha insegnato di usare LinkedIn come mezzo per approcciarci al mondo del lavoro o anche per essere trovati da eventuali ricercatori. Lo conoscevo, ma non avevo mai pensato di sfruttarlo al meglio. Cristina invece ci ha insegnato l'importanza di avere un profilo LinkedIn che può sempre tornare utile nel caso in cui noi conosciamo una persona che potrebbe eventualmente raccomandarci in un posto di lavoro e noi semplicemente dandogli il nostro profilo LinkedIn, il datore di lavoro può andare a vedere tutte le nostre competenze, perché appunto nel profilo LinkedIn si inseriscono le competenze, le proprie esperienze e i titoli di studio che si hanno. In questo caso, per esempio, io ho inserito il fatto che frequento il Casnati, ho fatto gli GCSE e ho un brand di abbigliamento. Queste cose vanno inserite nel profilo LinkedIn e poi vanno appunto a sviluppare il portfolio. Applicherò queste conoscenze in ambito personal branding e public speaking principalmente nel mondo del lavoro, perché ho già mandato diverse richieste di colloquio di lavoro a diverse aziende in tutta Europa e attraverso LinkedIn è stato molto semplice, perché c'è la candidatura immediata in cui tutti candidi semplicemente pubblicando il tuo curriculum. Invece per il public speaking lo applicherò all'esame orale di Stato, perché sei tu di fronte a sei professori che devi esporre un'argomentazione attraverso l'uso dei contenuti e delle competenze che hai acquisito durante l'anno scolastico. Quindi devi cercare tutto ciò che hai imparato di renderlo il più efficiente possibile e di assimilarlo e di esporlo in un discorso coeso e preciso, e che dunque dimostrino alla commissione d'esame che tu sei competente e che hai acquisito le conoscenze giuste. Ci ha insegnato come fare ciò, come dimostrare che si è imparato attraverso i tempi del discorso, scandendo bene le parole. Sicuramente avrò altre opportunità di sfruttare queste conoscenze, perché in qualità di fondatore di un brand di abbigliamento mi capita molto spesso di dover pubblicare dei video su YouTube o su Instagram in cui parlo del mio brand, in cui lo sponsorizzo, in cui lo pubblicizzo, ed è dunque importantissimo sapere che cosa dire, come dirlo e sfruttare al massimo le conoscenze che appunto Cristina ci ha dato. È un corso a cui spero che anche altri studenti potranno assistere in futuro, perché sono argomenti che non si trattano a scuola nelle lezioni di tutti i giorni e non si praticano, perché magari l'interrogazione è semplicemente tu che parli con il prof, dici le cose che hai acquisito, ma non si sfrutta molto l'immagine personale, non si tratta molto di questi argomenti nelle lezioni giornaliere che si fanno a scuola. Dunque, assistere a questo tipo di seminari è in ogni caso importantissimo, perché si ha una bella visione in generale di questi due argomenti che sono importantissimi nel mondo del lavoro, ed è dunque qualcosa che io terrò sempre con me e anzi approfondirò da solo, e spero che anche altre persone possano sfruttarlo come lo sto sfruttando io.